Poracci torna solo risposte sbagliate e finalmente siamo riusciti a sbloccare la situazione con Gabal Screen, uno degli esperimenti videoludici più fuori di testa di sempre, che a quanto pare mette in crisi anche Lens. Un videogiocatore bello è stato rapidissimo, mentre la risposta sbagliata migliore di tutte è ancora una volta uno scambio di battute. Moss scrive un capolavoro e Skeleton Master lo corregge prontamente. Capolaporo. Così si fa. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non avere una faccia di Mario triste in copertina. Una cosa che non ho mai fatto. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima. Infatti faremo il punto della situazione sui dettagli appena rivelati di Mario & Rabbids Sparks of Hope. Lo showcase dedicato ha infatti riservato parecchie sorprese. E poi cercheremo di capire che fine hanno fatto God of War Ragnarok e il tanto rumoreggiato State of Play del 30 giugno. Prima di iniziare però vi invito a togliere il cappotto a Shinya Takahashi e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo e sebbene il Direct si sia svolto ieri, c'è ancora molto da dire a proposito della presentazione di Nintendo. Partiamo analizzando la versione giapponese dell'evento. Come al solito, il pubblico nipponico si è beccato una presentazione a tratti molto diversa da quella pensata per il suolo occidentale. I giochi sono stati presentati in un ordine diverso ed alcuni di questi, come ad esempio Monster Hunter Treasures, hanno ricevuto dei segmenti più approfonditi. La cosa più interessante però è quello che possiamo già indicare come il crossover più bello di sempre, quello tra la serie di Monster Rancher, conosciuta come Monster Farm in Giappone, e la serie di Ultraman. Questo episodio del simulatore di allevamento di mostri si concentrerà sui kaiju e il trailer mi ha fatto letteralmente spaccare. Io giocai al primo episodio su PlayStation 1 che utilizzava i CD per generare dei mostri random. Questo episodio a quanto pare supporterà l'utilizzo del sensore NFC per scannerizzare sia amiibo ossia delle carte speciali. Per ora però Ultra Kaiju Monster Rancher è previsto solo per il Giappone, ma il fatto che i primi due episodi siano stati recentemente portati anche in Occidente fa ben sperare per questo nuovo episodio. Neanche il tempo di dare il benvenuto a Portal su Switch che ecco che i modder e dataminer si sono sbizzarriti e sono emerse tonnellate di informazioni mai scoperte prima a proposito dei giochi. Per la prima volta dal lancio di Portal 2, avvenuto nel lontano 2011, sono stati scoperti livelli tagliati, strumenti degli sviluppatori e anche diverse versioni del finale di gioco. Come se non bastasse, sono stati trovati asset relativi a Half-Life 2 e il leggendario Hotmail Dome è riuscito nell'impossibile avviare tramite Portal 1 una versione quasi funzionante al 100% di Half-Life 2 su Switch. Per me si tratta di magia nera, non chiedetemi come è riuscito a fare una cosa del genere, ma porca miseria se si tratta di un risultato affascinante. Ci sono un bel po' di dubbi a riguardo del porting di Nier Automata su Switch. Questo perché la prima conversione del gioco avvenuta su PC viene ricordata come uno dei porting più disastrosi di sempre e si spera vivamente che la situazione non si ripeta anche su Switch. Le prime notizie però sembrano incoraggianti. L'account ufficiale giapponese del gioco ha confermato che su Switch Nier Automata girerà a 1080p in modalità fissa e a 720p in portabilità, con un framerate che punterà a girare a 30 fps fissi in entrambe le configurazioni. Come compromesso non sembra malaccio, no? Ah, e poi non mi ricordo se ne abbiamo già discusso ieri, ma il gioco riceverà una versione fisica anche su Switch e inoltre verrà venduto a un prezzo quasi budget, ovvero 40€, che non è proprio a quanto lo si può trovare su altre piattaforme, ma almeno abbiamo scongiurato il prezzo pieno. E visto che ci siamo, GameXplain ha caricato un video dove vengono messi a confronto i trailer di presentazione di Persona 5 Royal su piattaforme Sony, Microsoft e Nintendo. La versione Switch, da quel poco che si può intravedere, sembra non aver subito significativi downgrade grafici, anzi la resa dei colori leggermente più contrastati addirittura sembra migliore su console ibrida. Però rimane un solo dubbio: perché hanno cambiato il colore dello
lo zainetto di Joker. Boo. Va bene, poracci, passiamo alle notizie del giorno, perché si è appena concluso lo showcase dedicato a Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Una presentazione breve e concisa, ma ricca di spunti interessanti, e anche con un ospite d'eccezione. Sì, dai, vedere Shinya Takahashi col cappotto mi ha reso veramente felicissimo. Alla fine, anche se in modo un po' rocambolesco, il nostro direct con tanto di presentatore ce l'abbiamo avuto. Ora, per favore, liberate quell'uomo, si merita una vacanza. Cavolate a parte, Davide Soliani ci ha finalmente introdotto al gameplay del seguito di Kingdom Battle, e che dire, sono state confermate tante delle supposizioni fatte con i primi trailer di presentazione. Quello di Sparks of Hope sarà un gameplay completamente rinnovato rispetto all'originale, che aprirà delle meccaniche in tempo reale pur mantenendo una forte impostazione tattica. Da quello che si è potuto intravedere, la struttura di gioco abbandona la linearità di Kingdom Battle in favore di fasi esplorative dal più ampio respiro, anche se non è molto chiaro quanta libertà verrà offerta al giocatore. Così, su due piedi, direi, e spero fortemente, che non si tratterà di un open world puro, ma più che altro di un'avventura divisa in macro livelli liberamente esplorabili. Il combattimento è stato interamente riscritto da zero. Vengono abbandonate le caselle di movimento, ma non per questo si abbandona l'impostazione tattica vista in Kingdom Battle. Per me è stato fondamentale dare una prima occhiata all'HUD di gioco e avere la conferma che ci troveremo di fronte ancora a un GDR tattico, nonostante il gameplay viri molto di più verso l'action. Stra interessanti sono poi la caratterizzazione dei personaggi e delle armi, che ora differenziano ancora più nettamente i vari membri del team, e anche la possibilità di poter cambiare l'elemento degli attacchi tramite la scelta degli Sparks, ovvero i Rabbid sfavillotti. Graditissima poi l'inclusione di Bowser, anche se si accusa un po' la mancanza di alcuni volti noti già presenti nel primo episodio. Possiamo pensare che saranno introdotti in un secondo momento, ma ultimamente abbiamo visto come si muove Nintendo con i suoi titoli e contenuti aggiunti post-game. Sulla pagina eShop di Sparks of Hope figurano già 3 DLC aggiuntivi, quindi è probabile che molti elementi verranno aggiunti in un secondo momento, e direi a pagamento. Quasi inutile commentare l'art style fuori parametro, dove grafica e animazioni si sposano perfettamente con l'umorismo strampalato dei Rabbids, un fattore che permea ogni singolo pixel di Sparks of Hope. Dagli NPC ai protagonisti, passando anche per le ambientazioni di gioco, tutto è dannatamente carismatico. Anche la musica si preannuncia fuori scala, e al compositore Grant Kirkhope questa volta si affiancheranno altri due pezzi da 90, ovvero Garrett Cocker e Yoko Shimomura. Andate a vedervi il loro curriculum e rimarrete a bocca aperta. Insomma, per ora quanto visto di questo Sparks of Hope mi ha convinto e anche tanto, e Davide Soliani ha promesso che nei mesi a seguire verranno svelate tante altre novità su Mario Plus Rabbids, e sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. Però intanto rendiamoci conto che ottobre non è poi così lontano, e il posizionamento di Sparks of Hope potrebbe renderlo una delle sorprese di fine 2022. Voi siete in hype per questo titolo o c'è qualcosa che ancora non vi convince? Dai su, ci sono pure le astroschegge. È proprio Galaxy 3. Come fate a non essere in hype? E in chiusura, poracci, dobbiamo fare un attimo il punto della situazione sui rumor relativi a God of War Ragnarok e PlayStation in generale, perché domani, 30 giugno, potrebbe essere una giornata cruciale per l'ecosistema Sony. Ieri abbiamo parlato di rumor e di affidabilità delle fonti. Beh, in questo periodo, se c'è qualcuno di cui ci si può fidare, è l'account The Snitch su Twitter. E con un nick del genere non potrebbe essere altrimenti. Questo utente ha praticamente anticipato tutti i reveal più importanti di questa stagione estiva: Overdose di Kojima, Silksong sul Game Pass, Crisis Core Reunion, l'approdo di Persona ovunque e anche Pac-Man World. Direi insomma che ci possiamo fidare, anche se molto spesso questi leak vengono presentati in modo un po' ambiguo, ed è il caso anche di questo tweet riguardante God of War. Nella GIF di Kratos che annuisce compaiono i numeri 11110, che se tradotti dal codice binario fanno uscire fuori il numero 30. Per molti, domani, 30 giugno, avremo informazioni relative a God of War Ragnarok, in particolare la data di uscita di quello che a questo punto sarà la punta di diamante della lineup invernale di PlayStation. In fondo Jason Schreier ha ribadito più e più volte che avremmo avuto la data di uscita del nuovo capitolo delle avventure di Kratos entro la fine del mese, e se ormai è un po' tardi per annunciare uno State of Play, questo non significa che domani Sony se ne starà con le mani in mano. Potrebbe infatti decidere di cogliere tutti quanti di sorpresa con un nuovo trailer, con tanto di data di uscita e un anticlimatico post sul PlayStation Blog. Certo, non il modo più spettacolare di annunciare una cosa così importante, ma sempre meglio
di niente, no? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video. Voi, mi raccomando, fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Sparks, Michele Hope. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Shinya Takahashi col cappotto è la cosa più bella che vedrete questa estate. Parola di Poro.